Alessandro Verducci, responsabile commerciale Breton. Siamo alla fiera di Parma, dove molti attori di questo importante settore industriale si confrontano, si scambiano anche delle idee e anche naturalmente delle opinioni su quello che è un po' l'andamento del mercato nazionale e internazionale. Ecco, partendo da questo argomento, Breton, come si affaccia in questo particolare momento del mercato, soprattutto interno, leggermente in difficoltà, mentre pare tirare solo quello estero? E Breton anche quest'anno propone un prodotto molto innovativo, e stiamo parlando di una macchina per tornitura e fresatura di componenti molto complessi, 5 assi, e quindi testimonia il fatto che Breton sta puntando a mercati sempre più avanzati tecnologicamente. Devo dire che il 95% della produzione nostra è riservata a paesi stranieri tecnologicamente avanzati, Stati Uniti, Germania, tanto per fare degli esempi, Francia, Israele, e stiamo proponendo macchine sempre più integrate con varie tipologie di lavorazioni, dalla fresatura alla tornitura alla rettifica, e macchine sempre di maggiori dimensioni e con mandrini sempre più potenti. E qui appunto vediamo un esempio di una macchina che fa un blisk in acciaio, ma poi il componente definitivo era fatto in titanio, e rappresenta un po' il prodotto di punta della Breton. Siamo tornati alla Mexpe perché comunque a livello italiano è una fiera collocata in maniera corretta in centro a nord Italia, e in un periodo dell'anno anche favorevole c'è un buonissimo afflusso di visitatori, e ogni anno insomma ci veniamo qua e la troviamo anche sempre più cresciuta come fiera. Il cliente medio italiano è in una fase di attesa, e chi lavora con l'estero sta lavorando, ma al momento non si può permettere investimenti oltre una certa fascia di prezzo. In particolare le nostre macchine si riferiscono a clientela di fascia molto alta, sia in termini di qualità di produzione che anche di investimenti, insomma, diciamo che è un po' una buona nicchia. Devo dire che anche quest'anno, ecco, anche quel discorso che lei faceva riferimento agli incentivi governativi, al momento non vedo alcun beneficio, non c'è nessuno che più che altro approfitta di questo per fare l'investimento. Adesso non so se è perché magari alla fine questo investimento, questo beneficio non ha un rientro adeguato alle aspettative, o comunque non è sufficiente. Il mercato che adesso è prossimo all'apertura, se tutto procede come deve procedere, sarà l'Iran, dove anche noi adesso attendiamo un via libera per la possibile esportazione dei prodotti, anche perché i nostri sono di tipologia dual use e quindi sono i più soggetti alle restrizioni internazionali. Sembra che adesso finalmente ci sia un'apertura, e lì è un paese che attualmente è terra vergine per tutti, insomma ha bisogno di tutto, e quindi sarà il prossimo forse il Dorado, sempre che la situazione politica prosegua correttamente, perché che al primo sgarro sono pronti a tornare indietro, però al momento sembra che tutti si stiano attrezzando per poter esportare verso quel paese.